Buonasera a tutti voi. In primo piano ci sono i temi dell'economia. L'Abruzzo non aggancia la ripresa, è unica tra le regioni del sud, fa segnare un PIL negativo. E quanto emerge dal rapporto Svimez, che analizza l'andamento economico nelle regioni del Mezzogiorno. Mariano D'Amico. Il Sud esce dal tunnel della recessione e cresce più delle regioni del centro-nord. Lo certifica l'ultimo rapporto Svimez presentato a Roma. Le regioni meridionali segnano una crescita del PIL pari all'1% contro lo 0,8% registrato dal resto del paese. L'Abruzzo però resta indietro con un dato negativo dello 0,2%. Il presidente dello Svimez, Adriano Giannola. L'Abruzzo si conferma strutturalmente la regione forse più solida, ma è stagnante. Va bene l'export e l'import, ma ciò nonostante non riesce a fare lo scatto che fanno le regioni lepre del Mezzogiorno, che in questo anno sono la Campania e la Basilicata. L'occupazione cresce di un punto, cala il tasso di disoccupazione che passa dal 12,6 al 12,1%, ma emerge un dualismo generazionale con un deciso incremento dei lavoratori a bassa retribuzione. A trainare l'economia abruzzese poche grandi aziende, mentre continua la sofferenza delle piccole e medie imprese. Rita Innocenzi, della segreteria regionale della CGIL. Se noi non mettiamo in condizioni le piccole e piccolissime imprese di vocarsi alla sfida dell'internazionalizzazione, lavorare in rete e sostanzialmente quindi guardare ad un futuro, noi rimarremo ancorati a dei dati positivi che riguardano Sevel piuttosto che altri colossi industriali, mentre non riusciremo a coniugare questo rilancio con ciò che riguarda il 90% del tessuto produttivo ed economico della regione. Molto bene l'export, che fa segnare un balzo in avanti di quasi 10 punti per percentuali. Sostanzialmente stabile il prodotto pro capite, in Abruzzo si attesta a poco meno di 23.000 euro, il dato migliore tra le regioni del sud. Il Mezzogiorno prova dunque ad agganciare la ripresa, ma il rimbalzo non si è ancora tradotto in un miglioramento del contesto sociale. Un cittadino su 10 resta in povertà.